Buona serata, ben ritrovati. Molise Sport ogni giovedì alle 21, la replica il venerdì pomeriggio a partire dalle ore 16 circa. Allora, bando alle chiacchiere, come si suol dire, visto che insomma, abbiamo tanti ospiti e diversi collegamenti Skype, tutto calcio questa sera, quindi si parlerà solo di calcio, Serie D, Eccellenza, fase nazionale della Coppa Italia. Allora, vi presento subito gli ospiti. Accanto a me, Filippo Franchi, attaccante del Campobasso. Grazie Filippo. Grazie a te, buonasera a Grazie tutti. per essere qui. Il collega Sergio Carafa. Grazie Ciao Sergio. Franco. Il collega Luca Marracino. Grazie Luca, Buonasera e grazie. grazie a te Franco per l'invito. Grazie. Tra un po' ci raggiungerà il direttore generale del Basso Gilardi, Antonio Crudele, e tra un po' avremo anche in collegamento Skype il presidente del Termoli, nonché dell'Aurora Alto Casertano, Flaviano Montaquila. Ringrazio la parte tecnica, voi che ci seguite, e ovviamente partiamo però con un ricordo che abbiamo voluto dedicare al professor Sergio Genovese. We'll be right back.
Bene, il ricordo nostro a Sergio Genovese, scomparso la settimana scorsa. Allora, tra un po' avremo in collegamento il presidente del Termoli, Flaviano Montaquila, nonché patron dell'Aurora Alto Casertano. Intanto, Filippo, complimenti per la vittoria di ieri a San Giovanni Teatino contro il San Buceto, gara di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia, fase nazionale. Che gara è stata? E avevate ancora la stanchezza nelle gambe, visto che state giocando praticamente insomma, tante partite in pochi giorni, no? Sì, grazie per i complimenti. Un po' di stanchezza c'era, ma comunque sappiamo dell'importanza della partita e di passare il turno, perché comunque la Coppa Italia Nazionale è molto prestigiosa e ci teniamo tanto. Quindi devo dire che poi una volta iniziata la partita non abbiamo sentito la stanchezza, abbiamo trovato un avversario preparato, e è stata una partita combattuta, decisa su un episodio. Per fortuna è andato tutto per il meglio e adesso siamo pronti ad affrontare i quarti. Ecco, diciamo che il gol di Nicola Vanzan sul rigore ha un po' spianato la strada, perché con l'1-1 insomma, sarebbe passato il campo basso. Quindi... Sì, esatto, noi abbiamo preparato la gara principalmente sul cercare di riuscire a fare un gol, perché comunque non è, ci funzionava ancora la regola del gol fuori casa, quindi era molto importante fare questo gol, e dopodiché, come detto te, è andato tutto in discesa. Allora, chiedo a Sergio e a Luca Marracino di non fare i semplici ospiti, ma insomma facciamo una sorta di co-conduzione, visto che siamo colleghi. Allora, Sergio. Non ci dividiamo, parla per prima. Sergio, a te la parola, non so se vuoi chiedere qualcosa, oppure vuoi così fare qualche valutazione tua su... le ultime gare, no? Ad Isernia e a San Giovanni Teatino contro il San Buceto. Tra l'altro ci siamo visti poco fa, sia io con te, anche Luca è stato ospite qualche giovedì fa, no? E mi ricordo che c'era da affrontare tutto questo periodo difficile e dicemmo proprio questo febbraio sarà determinante, ti ricordi Franco? Certo. E c'era anche un po' di apprensione perché, come detto prima, le partite erano impegnative e soprattutto ravvicinate, e fortunatamente diciamo che usciamo da questo tour de force con la vittoria con l'Alto Casertano, che ci ha portato poi la Coppa e la fase agli ottavi di finale, la vittoria con l'Isernia, la vittoria con il San Buceto, quindi adesso ci ritroviamo in una situazione in cui stiamo giocando, diciamo, su due fronti nelle migliori condizioni possibili, anche con un pizzico di fortuna. Ne discutevamo prima a microfoni spenti, sì, la fortuna c'è, ma nel senso che si indirizzano le cose nel senso giusto, ma devi essere bravo anche tu a portarle nel verso giusto, perché, come dice anche un proverbio, la fortuna aiuta gli audaci, quindi se non c'è quel pizzico di fortuna, ma se non sei anche tu a conquistartela, nulla viene per puro caso. La vittoria di ieri a San Buceto, io sinceramente nel primo tempo avevo visto un campo basso che... teneva palla, gli mancava forse qualcosina in avanti, sì, forse tra un po' vedremo anche qualche immagine, poi ascolteremo, sì, il portiere e ascolteremo anche il mister. Il punto di riferimento forse in Ripa, che sicuramente manca davanti un faro centrale che dia il punto di riferimento, però diciamo che come possesso palla e come gioco si è vista la differenza tra Campobasso e San Buceto. Poi nel secondo tempo, logicamente, loro hanno rifiatato un po', il San Buceto doveva venire fuori, c'è stato quell'episodio nel momento clou della partita che ha poi determinato... Stavo messaggiando con qualcuno che ha detto ci vorrebbe un rigore, non diciamo chi, Carafa mi pare che si chiami, e sì, quindi mi capitano spesso queste cose. Due minuti prima stavamo messaggiando proprio io e te e dissi: beh, tra gli episodi fortunati ci manca solo che adesso conquistiamo un calcio di rigore e vinciamo sul calcio di rigore. Chiedo alla regia, chiedo scusa, se ci riescono, di fare due collegamenti Skype contemporaneamente, Flaviano Montaquila e Giorgio Palmigiano, che è già pronto
perché mi è appena arrivato adesso il messaggio, parlavi di WhatsApp e ha squillato il mio telefono, quindi chiedo alla regia di preparare questi due collegamenti contemporanei. Allora, intanto abbiamo il presidente del Termoli e lo ringrazio, non so se mi senti Flaviano. Assolutamente sì. Siamo noi che non sentiamo te, siamo noi che non sentiamo te, quindi chiedo alla regia di ripristinare l'audio in studio perché non riusciamo a sentire il presidente del Termoli. Io vi sento forte e chiaro, io vi sento forte e chiaro. Intanto presidente, complimenti per la vittoria l'ultima del Termoli. E ci concentriamo ora un attimo sul Termoli, complimenti anche per la vittoria in trasferta dell'Aurora Alto Casertano. Il Termoli sta pian pianino recuperando punti, risalendo la china, quindi noi siamo ottimisti. Assolutamente, ma voi mi sentite? Sì, sì, adesso sì. Ah, benissimo. Sì, no, lo siamo anche noi, la vittoria soffertissima contro l'Avezzano è stata accolta bene da tutta la società, da tutto l'ambiente del Termoli Calcio, ivi compresi gli spettatori, per cui ci dà sicuramente linfa nuova e ottime speranze per il futuro. La squadra oramai è completa, viene da risultati importanti, anche un bel 1-1 a Vasto è stato importante, sebbene abbiamo fallito un calcio di rigore nel primo tempo, quindi diciamo che adesso ci aspettano due match importanti per capire veramente se abbiamo sterzato questo cambio di rotta oppure no, ma siamo convinti che ce la faremo. Ecco, abbiamo anche due colleghi giornalisti, Sergio Carafa e Luca Marracino, nato a Pietramelara, lo ricordiamo, prima scherzavamo, no, su questo fatto qui. Ecco, presidente, dobbiamo dire però che il Termoli nella prima fase del campionato è stato anche un po' sfortunato, secondo me, perché il gioco c'era, ma la palla non riusciva ad entrare nella porta avversaria. Ma più che altro, al di là del fatto che non riuscivamo a concretizzare nella parte finale del campo, ma io penso che abbiamo fatto degli errori in fase difensiva importanti, ecco perché poi alla fine abbiamo cambiato ancora nelle retrovie e abbiamo trovato la quadratura del cerchio con una solidità più importante. Credo che nel tabellino di marcia manchino almeno 6-7 punti di gol presi veramente che a mio giudizio non si possono proprio guardare, però fa parte del calcio, fa parte del gioco e questo è quello che dobbiamo, è quello che abbiamo capito, abbiamo subito poi cambiato rotta. Abbiamo appena oggi messo sulla pagina del Termoli una cosa che ci fa particolarmente piacere, perché riteniamo che dal momento in cui dal 26 settembre abbiamo ritenuto opportuno cambiare un bel numero di giocatori, ben 19 fino agli inizi di dicembre, momento in cui è iniziato veramente il nostro campionato, una trasformazione lunga. Abbiamo oggi la quinta forza come stato di forma dalla 15ª giornata alla 23ª, quindi nelle ultime 9 partite siamo i quinti in assoluto tra tutte le compagini. Questo ci fa ben sperare per il futuro, quindi incrociamo le dita e ci salveremo sicuramente le dita. Speriamo. Luca Marracino, allora. Sì, intanto saluto il presidente Flaviano Montaquila, ci ritroviamo, ci siamo già incrociati qualche settimana fa. Ciao Luca. Proprio qui. Ciao Luca. Buonasera presidente. E approfitto della presenza sia del presidente Flaviano Montaquila che di Filippo Franchi per fare una considerazione, vedere anche se loro sono d'accordo con me. In effetti noi eravamo abituati a vedere il campo basso bello, un bel campo basso in campo, con tanti gol, tanto bel gioco. Paradossalmente le 3 partite nelle quali il Campobasso ha giocato meno bene, diciamo, delle altre, ha ottenuto però i risultati più importanti della stagione: la vittoria di Coppa Italia con l'Alto Casertano, la vittoria ad Isernia e la vittoria in Coppa Italia contro il San Buceto. 3 partite che non hanno esaltato, diciamo, più di tanto sotto il profilo del gioco, però che hanno espresso tantissima concretezza da parte del Campobasso, e questo denota anche, questo è uno dei sintomi, insomma, di una grande squadra, a mio avviso. Cosa ne pensi Filippo e cosa ne pensa magari il presidente Montaguila di questa considerazione? Sì, sono d'accordo.
quando magari ci sono questi scontri diretti, la prima idea magari è cercare di non prendere gol, che è quello poi che ti dà più fiducia, perché magari se inizi la partita e inizi a subire tanto, possono venire meno le certezze. Infatti, in tutte e due le partite siamo riusciti a non prendere gol, a parte con l'Isernia proprio a fine primo tempo. Infatti, poi lì siamo stati bravi a reagire perché, comunque, su una disattenzione nostra, un minuto dalla fine abbiamo preso l'1-1 che gli ha dato coraggio. Quindi, a volte, magari un pizzico in più di concentrazione dietro, e magari a differenza di altre partite che partiamo subito all'attacco per far gol, ci ha aiutato a mantenere il risultato saldo e darci appunto più consapevolezza a noi, perché comunque cioè noi ci sentiamo forti e sappiamo che per farci gol è veramente difficile. Beh, avete subito solo 8 reti, Filippo, in campionato sono davvero pochi, no? Sì, è un dato che se lo vedi fa riflettere, perché comunque abbiamo fatto 97 gol e subiti soltanto 8. E a differenza comunque dell'Isernia, che ha fatto un cammino simile al nostro, ha subito, se non sbaglio, quasi il doppio dei gol. Quindi comunque è un dato che a noi ci aiuta molto e ci dà forza. Ecco, volevo chiedere, in base anche a quello che ha detto Luca Marracino, Flaviano, anche nella gara di Venafro, finale di Coppa Italia regionale, insomma, abbiamo sempre detto che sicuramente l'Aurora, Alto Casertano, ha fatto una grande partita, ha colpito due legni, però poi alla fine ha vinto il campo basso. Questo è un segnale importante per chi sa leggere il calcio. Un segnale importante perché quando una squadra è quadrata e magari vince comunque la partita, sebbene non esprime il miglior calcio, allora questo è un segnale importante che fa preludere a un traguardo possibile per il campo basso. Che dire, ripeto, mi riporto al termine, abbiamo espresso un gran bel gioco per tutto il campionato, poi però abbiamo raccolto molto meno di quello che abbiamo dimostrato sul campo. Facendo riferimento al campo basso, questo è per loro un motivo di orgoglio e diciamo che fa ben auspicare per il futuro, perché a San Buceto ha fatto la stessa cosa, quindi onore al campo basso che magari non esprime il massimo del gioco, almeno con queste compagine, almeno con noi e con il San Buceto, però riesce a portare a casa i 3 punti, il risultato, e quindi è un aspetto importante. Sergio Carafa, Sergio, intanto tra un po' salutiamo anche, lo stiamo microfonando, il direttore generale del Vasto Girardi, Antonio Crudele, che ringrazio per aver raggiunto gli studi di Campobasso. Sergio. Sì, salve Presidente Montaquila. Anticipato un po' la domanda che le volevo fare, proprio su questa caratteristica del Campobasso, specialmente nelle ultime domeniche, di essere una squadra cinica che magari non esprime un ottimo calcio, così come faceva nella prima parte del campionato, però riesce comunque a vincere. Quindi questo denota il fatto che sia una squadra mentalmente sempre sul pezzo e questo è molto importante, vincere le partite anche non giocandole bene, un po' in maniera sporca. Poi quando si aggiunge anche quel pizzico di buona sorte, come ha detto lei, vuol dire che la buona stella è quindi presente, quindi ci si indirizza verso una certa direzione che per i più scaramantici non vogliamo ancora pronunciare, ma chiaramente il campionato sta dicendo le cose così come stanno. Volevo ritornare un attimo sul Termoli e in parallelo anche sull'Alto Casertano. Come fa lei a dividere mentalmente la sua attenzione tra le due squadre, avendone due da seguire? In questo momento sicuramente l'Alto Casertano ha meno da dire nel campionato, anche se tutti attendono la partita con l'Isernia, che probabilmente potrebbe essere importantissima per il campionato di eccellenza. Mentre sul fronte Termoli, questo Termoli in ripresa, come ha detto lei, nelle ultime 9 giornate, quinta in classifica, vuol dire che la squadra è in ripresa e ci sono buone possibilità per uscire quantomeno dalla zona caldissima. Adesso potrebbe, ecco, mirare ai play-out, ma sicuramente a una salvezza diretta. Come fa lei quindi
ci dica il segreto per palleggiarsi un po' da una parte e dall'altra. Ma guardi, io lo dico con la massima franchezza, io ho seguito in prima persona la trasformazione del Termoli dal 26 di settembre ad oggi, all'ultimo acquisto di Bruno Loazni, cosa che non ho fatto all'Alto Casertano, proprio perché ritengo che l'Alto Casertano è più un'espressione del nostro territorio calcistico, una squadra che quest'anno non aveva velleità di vittoria se non quella di ben figurare in questo campionato, un campionato tranquillo fatto di giovani, poi infatti lo vediamo perché l'Alto Casertano forse non tutti sanno che è prima nella classifica della valorizzazione delle compagine molisane. Per cui per questo per noi è un motivo di grande vanto, perché molti di questi calciatori sono proprio altocasertani. Termoli invece è una faccenda diversa che ho dovuto seguire io in prima persona, e per questo la maggior parte delle mie risorse sono ben veicolate al 90%, 99% verso il Termoli. Quindi non mi divido da nessuna parte, ho uno staff importante qui nell'Alto Casertano. Io sono impegnato in prima persona proprio per il Termoli. Allora, intanto ringrazio, eccolo, lo stiamo inquadrando proprio in questo momento, Antonio Crudele. Grazie Antonio, buonasera anche a te. Direttore generale del Basso Girardi, complimenti per la gara di ieri, era importantissima la vittoria. Grazie, per grazie. La prima volta ho in questa trasmissione insieme esponenti delle due compagini molisane in Serie D, Basso Girardi e Termoli. Io ti ringrazio. Buonasera direttore. Che ha salutato il presidente del Termoli. Buonasera presidente. Io ringrazio, buonasera. Ti ringrazio per l'invito, è sempre un piacere immenso e un onore per me essere qui a rappresentare quella che è la mia società. Saluto gli ospiti, i telespettatori e saluto affettuosamente il presidente Montaguglia. Senti Antonio, non so se hai ascoltato un po' anche dietro le quinte, insomma, i vari discorsi che abbiamo fatto fino ad ora. Noi ovviamente auspichiamo che entrambe le molisane possano salvarsi e senza grandi problemi. Sì, beh, è quello che è il nostro, anche il nostro obiettivo e il nostro desiderio, insomma, quindi lavoriamo incessantemente, attimo dopo attimo, per raggiungere, come dicevo, questo obiettivo, sia noi sia il Termoli. Insomma, speriamo di riuscire a centrare quella che è la salvezza per entrambe, insomma, per continuare quello che è il nostro cammino nel campionato di Serie D. Anche perché da parte di chi gestisce, no, queste società, e voi lo sapete meglio di me, ci sono grossi sacrifici economici, e quindi non è uno scherzo oggi gestire un club? No, assolutamente non è uno scherzo, anzi, come dicevo, chi fa calcio sa benissimo a cosa si va incontro. È un continuo dispendio di energie mentali, fisiche, economiche, e quindi cerchiamo sempre di fare quello che è il nostro meglio per portare avanti un progetto, per portare avanti quella che è il nostro obiettivo principale, conservare la categoria. Poi, insomma, da noi su a Basso Girardi, io dico sempre, già fare calcio è difficile, poi a 1200 metri lo è ancora di più, perché abbiamo la variabile impazzita che è quella del meteo, quindi è un di più, insomma, a parte gli scherzi. E niente, come dicevamo, c'è sempre il massimo impegno, persone come il presidente Montaguila, persone come Di Lucente, come Andrea, vanno ringraziate, insomma, per tutto quello che fanno continuamente. E niente, insomma, consapevoli di questo, cerchiamo, come dicevo, di dare sempre il nostro meglio e di dare il massimo per far sì che questo discorso sia il più duraturo possibile. Sì, intanto spero che riusciamo a metterci in contatto Skype anche con Giorgio Palmegiano, il direttore generale dell'Isernia. Luca Marracino,
Insomma, è agganciato a tutti, perché è nato a Pietramelara, però mi ha appena detto che i genitori sono di Vasto Girardi, quindi sì, guarda un po' che combinazione. Infatti mi sento in casa, in famiglia. Tra un po' si scopre che hai un cugino a Roma, dove è nato Filippo Franchi. Ma ce ne sono, quindi mi sento davvero a casa. No, Luca, non poteva non essere così, avere Vasto Girardi e Termoli, perché tutti quelli che non sono del Molise dicono: beati voi, avete il mare e la montagna, il mare e la montagna, quindi Termoli, Vasto Girardi. No, ma poi la cosa interessante davvero che deve essere sottolineata, e lo ha fatto anche la Lega di Serie D ultimamente con un bel post sui social, rimarcare proprio che un paese di montagna, 1200 metri, con 700 abitanti residenti, più o meno circa, abbia una squadra ormai da 4 anni, sì. Antonio, stabilmente in Serie D, una squadra che oltre a disputare questo campionato sta anche ben figurando, ogni anno ci sta regalando emozioni, affronta compagini del calibro della San Benedettese, cioè di realtà importantissime che insomma hanno fatto la storia del calcio italiano, e quindi questo io credo che sia un motivo di orgoglio, ma non solo per gli abitanti di Vasto Girardi, ma per tutto il Molise. Non a caso ha avuto da parte nostra un riconoscimento importante, perché certo, sono anni che milita in Serie D. E poi sta ripercorrendo un po' quello che ha fatto l'Olimpia Agnonese, no? Assolutamente sì, con appunto considerando che è un paese davvero piccolo e nel quale appunto, come diceva giustamente il direttore generale Vasto Girardi, già di per sé insomma potrebbe essere difficile fare calcio in questa realtà per tutta una serie di motivi, invece loro hanno dimostrato di avere tutte le competenze, le capacità, le professionalità per poter offrire al territorio veramente un'immagine di quello che può esprimere il Molise anche in questi piccoli centri. Consideriamo che da un paio di anni il Vasto Girardi gioca anche in uno stadio che è un gioiellino, incastonato appunto tra le montagne, ai piedi di Monte Capraro. Davvero uno spettacolo vedere questo impianto. Monte Capraro. Sì. È davvero uno spettacolo, e questo può anche essere utilizzato insomma come stimolo per ospitare diciamo a livello turistico anche tifosi, anche comitive di famiglie che possono, ecco, magari con la scusa di andare a vedere la partita, visitare posti incantevoli. Io ne approfitto, intanto credo che tra poco avremo anche il DG dell'Isernia. Filippo, tu hai giocato anche in altre squadre prima di venire a Campobasso, no? Che importanza date voi calciatori? Cioè, giocate più serenamente quando una società è solida, ovviamente, no? Perché il presidente di Lucente, il presidente Flaviano Montaquila, a Termoli, se non ci fosse stato il presidente Montaquila, difficilmente Termoli sarebbe di nuovo in Serie D dopo tantissimi anni. A Campobasso, se non ci fosse stato Matt Rizzetta insieme a Nicola Cirincione, a Ivano Maselli, insomma, non si sarebbe puntati sicuramente a vincere il campionato di eccellenza. Quindi è importante una società per la città, ma per voi, ecco, che scendete in campo, come vi sentite quando sapete che alle spalle c'è un qualcosa di solido e di duraturo, al di là del fatto che poi i calciatori spesso cambiano casacca? Sì, vabbè, penso alla base di tutto, come in tutte le cose, bisogna avere una stabilità mentale, perché ognuno deve riuscire a pensare a fare il suo, perciò se magari poi un calciatore deve stare a pensare quello non c'è, magari non arriva lo stipendio, magari non arriva quello, si perdono energie a pensare a altre cose che non sono importanti, quindi per fortuna io qui a Campobasso devo pensare solo durante la settimana ad allenarmi e la domenica a fare la partita, poi so che a tutto il resto ci pensa la società, quindi a livello mentale sicuramente ho giocato più sereno rispetto magari in altri posti. Quindi insomma, Sergio, era come stavamo dicendo, è importante la stabilità societaria, no? Tu prima chiedevi al presidente Flaviano Montaquila come fa a gestire due squadre, ti ha risposto ovviamente, però comunque non è semplice. Io gli faccio i complimenti, come faccio i complimenti ad Andrea Di Lucente e ai suoi collaboratori. Certo, ritornando anche al Vasto Girardi, veramente lodevole il fatto che un piccolo centro come Vasto Girardi riesca a tenere in vita una squadra in Serie D per così tanto tempo. E già... spesso, Sergio, scusami se ti interrompo, spesso
c'è anche un altro handicap, piccolo o grande, come loro vogliono considerarlo, cioè che Campobasso può contare su un grande pubblico, anche Isernia abbiamo visto, c'era un grandissimo pubblico allo stadio Lancellotta, il Termoli lo stesso, ha ritrovato un bel pubblico, a Vasto Girardi purtroppo fanno i conti con numericamente, certo, il paese è piccolo. Capito? Anche l'Agnone, quando l'Agnone è molto più grande. Ha avuto l'esperienza, certo, nella Serie, certo, D per tanti anni, poteva contare comunque su un bacino d'utenza un po' più grande, un centro già più grande. Vasto Girardi quindi si difende alla grande in questa categoria e soprattutto ha dalla parte sua, non so se può essere utile direttore, però credo che avete dalla vostra parte la simpatia di tutto il popolo molisano, credo, perché si guarda il Vasto Girardi veramente come una squadra simpatica. Questo è bello tra molisani, dovrebbe essere così per tutte le squadre molisane. So che è utopistico, una cosa del genere non è possibile, però si guarda al Vasto Girardi con molta, molta simpatia. Io stesso ieri ho seguito la partita sul cellulare, gli aggiornamenti, per vedere se finalmente il Vasto Girardi riusciva a sbloccarsi e a trovare questa vittoria per tirarsi fuori, perché vedendola avvicinarsi sempre alla zona play-out ogni domenica di più, ci ha fatto venire un po' il fiatone, anche a noi che magari guardiamo in maniera disinteressata, però, dicevo, con uno spirito di affetto nei confronti di una società che sicuramente è simpatica proprio per questo sforzo che sta dando. Cioè, le piccole fanno piccole senza offesa, chiaramente, sempre simpatia, è come Davide contro Golia, quindi, certo, sì, quando chiaramente una piccola si fa valere, soprattutto se poi si tratta di sangue molisano, fa piacere a tutti. Perdonami Sergio, poi do la parola ad Antonio. Ho intravisto il direttore generale dell'Isernia, mi sembra, Giorgio Palmeggiano, che ringrazio. Direttore, mi sente? Sì, vi sento, buonasera. Grazie, grazie direttore per questo collegamento. Allora, bellissimo questo riquadro, abbiamo tutto il parterre completo, ringrazio la nostra parte tecnica. Un saluto a Palmeggiano, una cosa con il direttore generale di Serie e poi volevo tornare un attimo a Flaviano Montaquila. Allora, direttore, intanto anche se non sono accaduti episodi gravi, però c'è stata tanta tensione in campo, un po' tra le due tifoserie, tra le due panchine, quindi se lei è d'accordo, io vorrei utilizzare questo spazio che Teleregione ha ogni giovedì sportivo per stemperare un po' gli animi e per riportare un po' tutto alla serenità, anche perché spesso, sai, si dice è un gioco, ma un gioco non lo è più il calcio, perché ci sono tanti interessi dietro, però resta pur sempre uno sport e quindi mi piace se torna la serenità dopo, come si suol dire, torna il sereno dopo la tempesta, anche se è esagerato usare questo termine. Direttore, intanto complimenti perché l'Isernia ha giocato una grande partita. Sì, abbiamo giocato una buona partita, ringrazio, ma innanzitutto volevo salutare tutti gli ospiti perché insomma conosco praticamente tutti gli astanti e quindi faccio un cordiale e caloroso saluto a tutti quanti. Sì, abbiamo giocato una buona partita, chiaramente siamo rimasti senza punti, quindi poi alla fine non è che alla fine giustamente nel calcio conta il risultato, quindi le prestazioni noi sicuramente ce la siamo presa, ce la terremo la nostra prestazione, ma insomma alla fine purtroppo non siamo riusciti nell'intento che volevamo, chiaramente vincere la partita con il Campobasso e superarlo in classifica. Per il resto, come parlava lei dei discorsi di tensione, devo dire questo, io chiaramente ero presente allo stadio, sinceramente sì, c'è stato verso la fine tra le due panchine un alterco, uno screzio, che però io già l'ho dichiarato domenica, sono cose, anche se a volte un po' forse eccessive, ma sono cose di campo, cose che rimangono lì. Credo che tutti i protagonisti, quando sono usciti dal campo, è finita lì per tutti quanti. Credo che tra le tifoserie ognuno ha giustamente tifato per la sua parte. C'erano 250 persone per la parte del Campobasso e la tribuna dell'Ancellotta. Noi abbiamo fatto 1000 biglietti.
Benedetti, e poi chiaramente c'erano tutti quelli, insomma, gli accreditati. Noi facciamo entrare per esempio tutta la nostra scuola calcio, quindi erano circa 1250 persone, insomma alla fine 1500 persone. Io ho visto degli sfottò, però poi credo che sia tutto rimasto nella finito il fischio finale, insomma ognuno ha fatto il suo deflusso dallo stadio, le tifoserie mi sembra di poter dire che sono state tutto sommato corrette, hanno tifato chiaramente come è giusto che sia, però credo che sia tutto finito lì, insomma non tensioni di campo, ma voglio dire c'era tanto in palio e probabilmente è andata, insomma in campo c'è stato qualche scaramuccia, poi avete visto più tra le panchine che fra i giocatori in campo, quindi alla fine credo che sia andato tutto bene, insomma l'evento è stato tutto bene, chiaramente meno bene per noi il risultato, ecco questa è la parte che mi duole di più. Chiedo alla regia se ci alza un tantino l'audio, non riusciamo a sentire bene quello che dicono gli ospiti collegati via Skype. Direttore, lei ha a fianco a lei, ma sullo schermo naturalmente, quindi in maniera diciamo virtuale, il presidente dell'Aurora Alto Casertano, nonché del Termoli, e tra un po' l'Aurora Alto Casertano dovrà incontrare, parliamo dell'eccellenza, sia il Campobasso che ovviamente l'Isernia. Ecco, presidente Montaquila, ti chiedo, ovviamente credo che l'Aurora punterà a far bene in questi playoff, no? In questa post season. Assolutamente, ma fa parte del nostro DNA, del nostro stile di onorare il campionato fino alla fine delle giornate. Non lasceremo passare l'Isernia in nessun modo a Pietramelara, così come andremo a fare battaglia al Campobasso quando lo incontreremo a Selvapiano. Quindi voglio dire, noi abbiamo l'obiettivo di centrare i playoff, vogliamo tentare di arrivare secondi, quantomeno, poi mai dire mai, i campionati sono sempre molto strani. Per cui, così come è il nostro stile, il nostro DNA. Sì, per un attimo non siamo riusciti ad ascoltare il presidente Montaquila e poi c'è il derby con... Fino a dove mi avete sentito? Sì, sì, no, in linea di massima abbiamo sentito, presidente. E poi c'è il derby con il Vasto Gilardi anche? Sì, assolutamente. Sì, quello è un altro bell'incontro dove affronteremo una squadra che sono anni che fa questo campionato, lo fa sempre nel migliore dei modi. E l'abbiamo già affrontata a Vasto Gilardi dove abbiamo fatto un pareggio dove perdavamo e poi siamo riusciti ad agguantare il pareggio, quindi penso che sia una bella sfida, speriamo che alla fine del campionato tutte e due possano salvarsi e quindi rincontrarci l'anno prossimo. Allora io, prima di dare un attimo di nuovo la parola al direttore generale Giorgio Palmegiano, tre cose al volo volevo dire. Allora la prima, intanto ringrazio tanti sostenitori dell'Isernia per gli apprezzamenti nei miei confronti e della nostra emittente per l'imparzialità, insomma per la correttezza anche nel fare informazione sportiva. Tra l'altro erano tifosi dell'Isernia che io non conosco di persona, quindi li ringrazio di cuore davvero. Poi, direttore Palmegiano, io questa mattina ho ascoltato anche qualche esponente del tifo organizzato dell'Isernia, ci sono state anche delle ammende, 800 euro per l'Isernia, 200 per il Campobasso, per degli episodi che sono accaduti durante la partita, però ecco, direttore, mi dicevano, insomma, i tifosi dell'Isernia questa mattina, intanto si scusavano se, per l'episodio del minuto di raccoglimento per Sergio Genovese, ma nell'euforia anche perché un gruppetto di tifosi organizzati è arrivato un po' tardi, era quasi iniziata la partita o stava per iniziare, quindi non si sono accorti che c'era il minuto di raccoglimento nell'euforia. E, insomma, spesso accade questo, insomma, in uno stadio, in un terreno di calcio. E poi, direttore, i tifosi ci tenevano a dire che assolutamente Isernia non è una piazza razzista, perché qualcuno ha parlato di cori nei confronti di Traoré, e che per quanto riguarda magari altri episodi, tipo gli 800 euro di ammenda, ecco, anche per
una colla che è stata inserita su alcune inferriate. Ovviamente loro sono estranei a questo episodio e ci sono delle schegge impazzite. Riporto, direttore, quello che mi dicono esponenti del tifo organizzato, e quindi non, sicuramente non era una cosa premeditata oppure una cosa che è arrivata dal tifo organizzato. E per ultimo ci tenevo a sottolineare anche il fatto che mi dicevano i tifosi organizzati dell'Isernia che ovviamente sperano attraverso i play-off di approdare in Serie D. Ecco, direttore, noi anche oggi, il collega Pasquale Damiani nel telegiornale ha rimarcato le condizioni dell'Ancellotta, quindi insomma credo che anche la società auspichi un intervento urgente sul campo, perché ha condizionato la gara. Filippo, mi confermi, insomma, Filippo Franchi accanto a me, attaccante del Campobasso, era un terreno sul quale due squadre molto tecniche come Campobasso e Isernia non possono giocare assolutamente. Sì, sicuramente qualsiasi squadra fa fatica su quel campo e soprattutto due squadre magari come noi da valori tecnici importanti, quindi noi abbiamo la fortuna di giocare nel nostro stadio che ha un terreno quasi perfetto e purtroppo ci ha condizionato anche a noi un po' sul piano del gioco, quindi spero anche per loro, che comunque sono una squadra molto forte e tecnica, che riescano a ripristinare il terreno di gioco. Ecco, non so, direttore, se ha ascoltato l'attaccante del Campobasso. Prima di tornare agli altri ospiti, mi chiedo, ma l'Isernia giocherà all'Ancellotta alle prossime gare oppure di nuovo su un campo non quello di Contrada Lipiane? Ma allora, noi chiaramente siamo l'Isernia, quindi come l'idea generale è sempre quella di giocare nella nostra città, perché chiaramente insomma, è normale che ci fa piacere giocare nella nostra città, davanti al nostro pubblico, davanti alla nostra gente. Qualche volta abbiamo optato per giocare fuori perché soprattutto, allora, domenica le condizioni erano oggettivamente pessime, ma erano pessime dopo 15 giorni di non pioggia, quindi per le condizioni dell'Ancellotta erano delle condizioni discrete, nel senso che se noi ci mettiamo una settimana di pioggia sopra diventa inagibile. Una sola volta abbiamo provato quest'anno a dire giochiamo comunque in casa e la partita è stata rinviata, perché chiaramente purtroppo non ha drenaggio, quindi è un campo che oltre ad avere tutti i problemi, quando ci piove sopra l'acqua resta sopra e quindi automaticamente diventa molto 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 difficile giocarci. Questo è una costante che di tutto questo anno, ma in realtà viene anche dall'anno scorso, perché insomma noi abbiamo giocato l'anno scorso anche lì e chiaramente c'è il presidente Montaquila, lo può testimoniare, abbiamo giocato contro più volte ad Isernia, quest'anno loro sono già venuti due volte col Casertano ad Isernia, più o meno il terreno è sempre così. Andrebbe, diciamo, una manutenzione importante, credo vada completamente rizzollato, perché adesso è completamente, diciamo così, è un terreno sul quale credo sia difficile anche fare ordinaria manutenzione. Quindi purtroppo quello in questo momento non le so rispondere, nel senso che noi cercheremo di giocare ad Isernia le prossime partite, perché è giusto per la squadra, per la piazza, giocare nel proprio stadio è sempre diverso che andare sostanzialmente in campo neutro a giocarsi delle partite. Però chiaramente se qualora anche il tempo dovesse peggiorare, dovesse esserci chiaramente pioggia eccetera, giocare ad Isernia diventa impossibile. Ci auguriamo, si parla di qualche modifica, miglioria, noi siamo in attesa, l'abbiamo richiesta, è tanto che la richiediamo, vogliamo dare credito ancora a chi ci dice che verrà risolta, perché chiaramente dobbiamo finire questo campionato. Chiaramente prima ascoltavo il presidente Montaquila, a questo punto anche il nostro di scopo è quello chiaramente di andare ai playoff. Certamente noi dobbiamo essere bravi, io l'ho detto alla squadra senza indugio, noi dobbiamo essere bravi comunque a resettare
dalla sconfitta di domenica. Dobbiamo essere bravi a rimanere su tutte queste 9 partite, una per una, e provare a vincerle tutte. Chiaramente, se il Campobasso facesse qualche inciampo, dobbiamo essere pronti ad essere lì sul pezzo, e qualora non lo facesse, dobbiamo cercare di provare a salire in Serie D dalla strada del playoff nazionale. Allora, io, Presidente Montaquila, non so se riesci a sentirmi, siccome tra un po' devo mandare il primo blocco pubblicitario, credo tu dopo debba andare via o resti con noi? Volevo farti solo questa domanda. No, io vi lascio. Allora ti faccio un'ultima domanda, Presidente. Tu in pratica hai vinto l'eccellenza, sì. Luca, Sergio, credo possiate essere anche voi in questa valutazione, è diventato il re dell'eccellenza, il Presidente Montaquila, perché l'ha vinta l'anno scorso, l'ha vinta 2 anni fa. Insomma, scherzi a parte, un suo pensiero su quello che è successo domenica ad Isernia. Il Campobasso ora è a più 5. Secondo te, Presidente, il discorso è chiuso per quanto riguarda il primo posto, oppure ci sono ancora margini di sorprese? Innanzitutto saluto il direttore generale dell'Isernia, ha fatto una gaffa a non salutarlo prima, lo saluto molto affettuosamente. E poi, per quanto riguarda la domanda, io dico che il campionato è sempre aperto fino all'ultima giornata. Sia l'Isernia sia l'Alto Casertano deve sempre crederci, perché tutto può succedere durante un campionato, anche se ovviamente oggettivamente è molto difficile che il Campobasso faccia passi falsi. Però, ripeto, la storia del calcio a livello mondiale ci insegna che tutto può succedere, per cui io credo che la mia squadra possa ancora dimostrare tanto. Poi l'Isernia non lo so, noi parliamo per noi, crediamo di poter giocare con l'Isernia al massimo e giocare comunque con il Campobasso al massimo. Cosa vuoi dire, Presidente, prima di chiudere questo collegamento, ai sostenitori del Termoli e a quelli dell'Alto Casertano? Intanto, prossimo turno, insomma, Termoli ha un incontro in trasferta con Roma City, quindi ora occorre tranquillità sul fronte adriatico, chiamiamolo così. No, il Termoli, la correggo, non va con il Roma City. Il chiedo Termoli scusa, ho invertito perché ho di fronte a me, e quindi è stata crudele questa gaffe, Antonio. Ho invertito le due squadre, non ci capisco più niente, ragazzi, con tutti i presidenti. Allora, Flaviano Montaquila è l'unico ad avere due sottopancia. Prima è uscito Presidente del Termoli, adesso Presidente dell'Aurora Alto Casertano. Allora, no, giustamente sì, avete una gara, insomma, importante col Fano, ed è una grande squadra il Fano. Occorre continuità ora, Flaviano. Assolutamente, bisogna vincerle tutte, bisogna cominciare a vincere. Abbiamo vinto con l'Arezzano, dobbiamo vincere con il Fano, dobbiamo andare a vincere a Matese, adesso diventano tutte finali. Noi non scendiamo in campo per un punto, scendiamo in campo per vincere le partite, e la nostra determinazione è quello che deve fare la differenza. Certo. E allora, io ringrazio, credo che il direttore Parmigiano resti ancora un po' con noi, no direttore? Resta ancora qualche minuto con noi? Qualche minuto, il tempo, insomma, di salutare. Buonasera a tutti, allora. Grazie Presidente Montaquila, in bocca al lupo, in bocca al lupo su questi due fronti, perché insomma è impegnato su più fronti, in bocca al lupo, grazie. Crepi il lupo, arrivederci, buona serata a tutti. Grazie, ringraziamo il Presidente del Termoli e dell'Aurora. Un attimo, cediamo la linea alla regia, pochi minuti di pubblicità e torniamo subito in studio. Riprendiamo dopo la pausa. Allora, dovremmo avere ancora il direttore generale dell'Isernia, Giorgio Parmigiano, poi insomma resta ancora qualche minuto con noi e poi concentriamo il discorso con gli ospiti qui in studio. Allora, approfittiamo della presenza del direttore e di Filippo Franchi, quindi chiedo a Luca Marracino, anzi a Luca Carafa e Sergio Marracino, ormai qua invertiamo tutti, invertiamo anche i vostri cognomi, chi comincia? Sergio. Luca Carafa Sergio Marracino, non suonerebbe molto bene.
Vai, vai Sergio Marracino, vai. No, mi piace questa trasmissione di quest'oggi. Abbiamo fatto un cocktail tra Serie D e Eccellenza che a volte, ecco, ha portato anche un po' di confusione. Ma c'è magari la Coppa Italia, ragazzi. C'è la Coppa Italia. Ci siamo già proiettati forse nel futuro, questa Serie D che sarebbe bella con più squadre molisane, perché chiaramente in questo momento il girone F, che notoriamente è quello destinato alle squadre molisane, ne vede solo due. Sarebbe bello che l'anno prossimo... Speriamo quattro l'anno prossimo, però ovviamente tre o quattro non sarà d'accordo il presidente Flaviano Montaquila. Comunque è chiaro, come l'Aurora Alto Casertano. Certo, no? Però si potrebbe accontentare magari di una. di una di Termoli. Sarebbe, ecco, bello Termoli, Vasto Girardi, Campobasso e la stessa Isernia. Non so se vuoi chiedere qualcosa al DG dell'Isernia, Sergio. Sì, io prima tra le risposte, più o meno il direttore l'ha data la risposta, pensavo al contraccolpo psicologico che può avere una sconfitta come quella di domenica con il Campobasso, più che i 5 punti di margine, perché come ha detto giustamente lei, il campionato non è finito assolutamente, non è finito. Ci sono due cose da guardare, la logica e la razionalità. La logica direbbe che a 5 punti di distanza in questo campionato così, non voglio dire mediocre perché sembra svilire il campionato, ma insomma di livello piuttosto basso, sia difficile per il Campobasso perdere questo grande vantaggio. Però la razionalità porta a pensare giustamente che bisogna fino all'ultima giornata giocarle tutte, perché ogni partita, a cominciare da quella con l'Alto Casertano, può essere un'insidia per tutte, sia per chi insegue che per chi invece fa la lepre. Volevo capire appunto il contraccolpo psicologico nella testa dei giocatori, più che nella società, ma nella testa dei giocatori, dopo questo KO, soprattutto per come è arrivata la sconfitta. Nonostante una partita giocata bene, anzi direi più che bene, dall'Isernia. Noi abbiamo cercato in questa settimana di lavorare chiaramente anche e soprattutto sulla testa dei giocatori. Noi non dobbiamo avere contraccolpo, obbligatoriamente dobbiamo giocare tutte le partite, perché altrimenti, io l'ho detto ai ragazzi, gli ho detto questo: ragazzi, se noi ci mettiamo a pensare a sì, è andata male, è successo, ormai il passato purtroppo non si può scrivere più. Noi dobbiamo pensare di scrivere le pagine del futuro, quindi obbligatoriamente se continuiamo a pensare a come è andata domenica perderemo altri punti da qui in avanti. Ora, io non so se vincendo tutte le 9 partite possa essere sufficiente per riavvicinarsi al Campobasso. Probabilmente no, però diciamo che visto che finché la matematica non ci dà per sconfitti, noi dobbiamo assolutamente onorare tutte le partite, noi dobbiamo vincerle tutte. Se poi alla fine di queste partite Campobasso sarà avanti, chiaramente gli faremo i complimenti e penseremo all'obiettivo successivo, che è quello di provare a giocare i playoff nazionali e a vincerli, perché comunque non ci dimentichiamo che oltre ad esserci playoff regionali e per inciso tra la seconda e la terza, qualora vi fossero 10 punti, i playoff regionali non si giocano, quindi chiaramente vincerle tutte aiuterebbe anche a provare a distanziare il Casertano di 10 punti e quindi non giocare il playoff regionale ma andare direttamente al nazionale. Lì è un quadrangolare, sono 4 squadre, una va in Serie D, semifinale e finale, quindi è un'altra possibilità, ci meriteremo un'altra possibilità e noi dobbiamo calcare tutte le strade possibili. Questo è l'unica cosa che noi dobbiamo fare, l'unico intendimento che dobbiamo metterci nella testa e cercare, perché è una forma anche di rispetto, come dicevo, per il campionato, per la società, per la piazza, per il tifo, per tutti quanti. Noi dobbiamo giocarle una per una e proveremo a fare del nostro meglio. Luca Marracino, Luca. Sì, chiaramente noi auguriamo all'Isernia tutte le fortune, insomma, qualora si dovesse arrivare alla fase dei playoff nazionali.
con una considerazione tuttavia. Noi abbiamo visto adesso, questo vale anche per il Campobasso, abbiamo visto nella prima fase extraregionale il Campobasso affrontare la decima in classifica del girone abruzzese e abbiamo visto subito insomma, che i valori sono differenti rispetto a quelli ai quali eravamo abituati noi qui in Molise. La decima in Abruzzo corrisponde tranquillamente alla prima, seconda in Molise. Il San Buceto è una signora squadra, insomma, sì, dimostrato... Tra l'altro era stato costruito per fare qualcosa di molto più importante, di molto più importante. Non questo... sicuramente per una decima posizione. Ecco, quindi questo significa, direttore, che le fasi nazionali, questo è scontato e lo sapete benissimo, dovranno essere affrontate anche a livello psicologico in, sì, maniera, sì, in maniera differente. Insomma, già l'anno scorso Lisernia ha affrontato squadre della Sicilia, insomma, dell'Abruzzo, della Sardegna. Ecco, esatto, perché ci si va davvero a scontrare con realtà importanti che insomma sono davvero molto forti sotto l'aspetto societario ma anche qualitativo in campo. Questo è un discorso che vale ovviamente anche per il Campobasso in ottica Formia. Il Formia oggi occupa la 12ª posizione nel girone B dell'eccellenza laziale, ma sicuramente appunto rapportato ai valori dell'eccellenza molisana. È una squadra in Formia che tra l'altro ha eliminato la prima in classifica dell'eccellenza sarda, sì. se non erro. Quindi, sì, ecco, sì, sì. Ha eliminato una squadra che è prima nell'eccellenza della Sardegna. Quindi bisognerà fare attenzione nelle fasi nazionali. Tra l'altro, Filippo, approfittiamo ancora, a qualche minuto abbiamo il direttore dell'Isernia. Come hai visto la squadra Pentra? Come hai visto l'Isernia? L'Isernia l'ho vista una squadra messa bene in campo, che comunque nonostante le difficoltà del terreno hanno provato a giocare. Magari essendo un minimo più abituati rispetto a noi ci abbiamo pensato un po' di meno a provare a giocare la palla. Loro comunque hanno giocato la palla, hanno creato tanto, e poi queste partite si decidono sugli episodi. Noi siamo stati bravi a crederci, ad avere magari dalla parte nostra la fortuna dell'episodio dell'autogol, e loro un po' meno fortuna sul pallonetto che ha preso la traversa. Lì sono veramente i centimetri che fanno la differenza, se non i millimetri. Ma qual è stato il calciatore che vi ha creato più problemi della squadra avversaria, Filippo? Vabbè, De Filippo. Forse un tuo omonimo quasi, no? Filippo, De Filippo. Sì, diciamo che conosciamo molto bene la categoria. È un giocatore di un'altra categoria. Esatto, l'anno scorso aveva fatto molto bene al Termoli. Loro l'avevano preso apposta per cercare di accorciare le distanze su di noi. Ci ha segnato e ci ha creato difficoltà. Per fortuna non è riuscito a fare due gol ed è andata bene così. Allora, lascerei la conclusione al direttore generale, che ringrazio per questo collegamento. Ecco, direttore Parmigiano, lascio a lei un po' la parola prima di chiudere questo collegamento Skype. Rispondere ancora alla risposta precedente. Allora, sulla parte nazionale, assolutamente sì. Noi sappiamo che non è una passeggiata, anzi è sicuramente complicato. Però io devo spezzare una lancia a favore del Molise, nel senso che, voglio dire, io conosco bene alcune realtà, io sono romano, quindi conosco bene la realtà del Lazio, per esempio il Formia che andrà a incontrare il Campobasso, lo conosco bene come squadra. Io credo che non c'è tutta questa differenza. Sì, cambiamo il sottopancia, Prego, prego, direttore. Fra le nostre squadre e le squadre praticamente, diciamo, tra noi, Campobasso, se noi andiamo a giocare con queste squadre di altre regioni, sono squadre tranquillamente giocabili. Noi l'anno scorso abbiamo eliminato l'Aquila, giocammo con l'Agragas, una squadra, insomma, una nobile decaduta, però una piazza importante. Siamo usciti ai nazionali con due pareggi, quindi credo che queste squadre, le prime della classe, le prime della classe di altre regioni, hanno possibilità di giocarsela, le partite sono sempre aperte. Campobasso o Isernia messe in un altro
girone di un'altra regione sarebbero nei primi posti ugualmente, probabilmente forse non primo, secondo, però sarebbero sempre da quelle parti di classifica. La vera differenza che probabilmente c'è in Molise è la seconda parte della classifica, nel senso le squadre che vanno dal posto 6, 7, 8 a scendere, che chiaramente c'è una marcatissima differenza con le prime e quindi i punti ne vengono fatti tanti, perché oggettivamente alcuni tipi di partite sono un po' più abbordabili rispetto ad altre regioni. Quindi io sono fiducioso anche su quello che riguarda il nostro playoff nazionale, come credo che Campobasso possa fare la sua strada nel nazionale di Coppa Italia, insomma, perché ci sono, entrambe le squadre hanno le possibilità di riuscire. Chiaramente l'unica differenza è che noi ancora non ci siamo arrivati ai nazionali, perché dobbiamo chiaramente prima arrivare secondi, prima o vincere i regionali o dare 10 punti al Casertano. Quindi loro invece già dalla settimana prossima giocheranno questa partita, quindi assolutamente. Per il resto credo che, come ha detto bene il Franchi, la realtà, la partita poi si di domenica è qualche episodio, purtroppo per loro l'hanno, diciamo, più fortunato, per noi meno fortunato, ma è una questione di poco, insomma. Ecco, l'episodio della traversa è emblematico. Se vedete quell'episodio, ci sono quattro persone nell'area piccola, tre dell'Isernia e uno del Campobasso. Oltre a prendere traversa, la palla cade sulla testa di quello del Campobasso, quindi al 25% delle possibilità. In tutte le altre ipotesi avrebbe fatto tapin e gol facile il nostro giocatore. Purtroppo quando gira male non c'è niente da fare. È andata così, mettiamo un punto, e già la domenica, sabato, perché noi giochiamo in anticipo a Campomarino, cerchiamo di ripartire e di riniziare partita per partita. Allora, da parte mia, direttore, ma credo anche da parte, insomma, degli ospiti, un grosso in bocca al lupo, buon lavoro. Crepi. E un saluto al presidente Traisci, agli amici di Isernia, e grazie per questo collegamento, direttore. Grazie a voi, è stato un piacere, buona serata a tutti quanti. Buonasera, grazie, direttore. Grazie. Ringraziamo Giorgio Palmegiano, direttore generale dell'Isernia. Allora, tra un po' mandiamo un altro piccolo blocco pubblicitario. Ecco, giustamente, come dicevi tu, Filippo, il calcio è fatto di episodi, però prima di proseguire vorrei che la regia mandasse in onda l'intervista al mister dopo la partita di ieri con il San Buceto. Quindi ascoltiamo Pino Di Meo, che ci mette sempre tanta grinta, no? Sì. E che, insomma, fa anche dei paragoni simpatici. Vediamo l'intervista. Di Meo, è stata una partita complicata anche questa del ritorno, poi insomma alla fine l'abbiamo sbloccata col rigore di Van Zan, qualche brivido sul finale per qualche episodio, ma insomma l'importante era portarla a casa anche oggi. Ma è stata una bella partita, equilibratissima, dove è stata una partita molto bella sul piano tattico sia da una parte che dall'altra. Noi abbiamo cambiato qualcosina giocando con 4-3-1-2, abbiamo fatto abbastanza bene. E poi mi sono piaciuti proprio lo spirito dei ragazzi, lo spirito battagliero che piace a me. Con questo spirito si va avanti dappertutto. Ecco mister, era un mese importante, una settimana quasi decisiva tra l'Isernia, insomma la Coppa Italia. Possiamo dire un esame passato a pieni voti dai ragazzi. Non avevo dubbi, prima di tutto. E questa, la realtà è che noi siamo davanti a tutti. Siamo davanti in Coppa Italia, siamo davanti in campionato. Questo è per quella gente povera, poveretta, che dice cose fuori luogo. Quando uno parla fuori luogo è un peccato, perché il calcio, come dico sempre, è un'altra cosa. Ripa, La Montagna e Fruscella, quali sono le loro condizioni? Ma Ripa, penso non questa domenica, l'altra la recupereremo. E stiamo vedendo di recuperare Fruscella per domenica. E oggi c'è Aguilar in mezzo servizio, anche Potenza in mezzo servizio, piano piano hanno recuperato tutti, sono stati bravi a recuperare tutti, a mettersi tutti sulla stessa linea degli altri. Ecco mi sono un'ultima domanda, che cosa ha avuto in più il Campobasso quest'oggi per portare a casa questa partita in un campo difficile, stretto? Siamo abituati a giocare nei campi larghi dove possiamo esprimerci al meglio anche col pallone. Che cosa ha fatto la differenza? Il cuore, perché noi ci mettiamo molto cuore nelle cose che facciamo.
Bene, abbiamo ascoltato Pino Di Meo. Allora, Antonio Crudele, era importante vincere ieri, perché era una gara delicata. Poi la classifica non era più tanto tranquilla, eppure siete partiti che si parlava di zona playoff addirittura. Io questa parola la detesto. Lo so, quindi, non l'hai mai utilizzata, quindi, lo so. Facciamo questa premessa e facciamo finta di non aver sentito. Però prima. Ci piaceva utilizzare questo termine a noi che, sì. Come diceva Luca, come diceva Sergio, insomma, proviamo grande simpatia, al di là del fatto che è una squadra molisana, ma proviamo grande simpatia per il Vasto Girardi. Sì, 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 a parte gli scherzi. Abbiamo iniziato bene, poi ovviamente c'è stato un periodo dove insomma, abbiamo avuto una flessione, e, insomma, non deve essere un alibi, però purtroppo per noi abbiamo perso uomini importanti per via di infortuni vari. Domenica scorsa c'è stata la squalifica, il nostro attaccante ha preso 3 giornate purtroppo per un gesto insensato, insomma al 94esimo, quindi è un periodo un po' così. Però io dico sempre, insomma, di cercare di trovare sempre quell'equilibrio giusto dentro di noi, ognuno in ogni ruolo, dal mister allo staff, dai calciatori, perché poi è facile esaltarsi quando le cose vanno bene, poi è facile anche abbattersi, insomma è una caratteristica dell'essere umano questo, quindi cerchiamo sempre di trovare quel giusto equilibrio tra le due cose, e senza, nei momenti meno felici, diciamo così, non abbattersi mai, cercare sempre di tirare fuori quell'energia di riserva che serve poi per continuare ad andare avanti. Io dico sempre, insomma, noi siamo come una nave che esce, una barca che esce a luglio, che esce, va per mare, fa il suo viaggio, e l'obiettivo di tutti comune è quello di riportare la nave in porto a maggio. Quindi attraversiamo momenti difficili, momenti di calma piatta, mare grosso, quindi bisogna essere pronti a tutto e bisogna dare, come dicevo prima, sempre il massimo per arrivare a quello che è il nostro obiettivo, che l'obiettivo è la salvezza, quindi arrivare il prima possibile a questo obiettivo. Come dicevi giustamente tu, domenica era una partita importante, mercoledì scusami, era una partita ieri. Importante per noi. Insomma, questi i 3 punti di domenica, diciamo che valgono 6. È una partita che ci ha ridato fiducia, ci ha ridato morale, non che prima non ci fosse, però sai, venire insomma da una serie di risultati negativi. Era insomma importante ripartire con lo spirito giusto e guardare in ottica futura in maniera più positiva quella che sarà la gara di domenica. Sì, anche perché Luca, poi quando si innesca un meccanismo che devi vincere a tutti i costi, perché ti vedi risucchiato e vicino alla zona play-out, no? Cominciano un po' le tensioni, la paura. Una gara determinante può complicarsi anche magari affrontando un avversario più debole. Non so se sei d'accordo. Sono d'accordo con te. Però a parte che scherzando, lui ha usato dei termini che avrebbe dovuto usare il Termoli, no? Riportiamo la nave in porto. sì, no, comunque sono d'accordo, anche se c'è da dire. Comunque che è molto saggio Antonio. È molto saggio Antonio. E c'ha grande esperienza. Ma io lo apprezzo tantissimo. Devo dire che intanto Vasto Girardi c'ha dalla sua, come punto di forza, il fatto che è un ambiente appunto piccolo, quindi le pressioni. Tranquillo. Non si sentono tante pressioni come magari in piazze più grandi, più prestigiose sotto l'aspetto calcistico. 7-8 omicidi all'anno, lo sai, Filippo, Vasto Girardi. Scippi che da far paura,
No, quindi questo è importante, gioca a loro favore, gioca a favore di un ambiente sereno, che poi insomma di questo ne beneficiano anche i giocatori in campo. Ora si è sbloccato anche Calemme, che comunque sì, è un ottimo bel gol. Comunque posso dire una cosa, Luca, meritavano qualcosa in più dell'1-0 loro. Sì. Ma ripeto, per loro è importante adesso recuperare i giocatori, ecco lo stesso Calemme che sul quale loro puntano tantissimo, Hernandez, insomma sì, ci sono delle pedine veramente importanti per questa squadra, e al completo potrà sicuramente, a mio avviso, con tutti gli scongiuri del caso, ripetere un anno fantastico e quindi regalarsi e regalarci. Poi dai il tuo indirizzo, un'altra sotto casa, capito? No, un'altra stagione importante. Per quanto riguarda Antonio, due parole le voglio spendere per il direttore generale. È giovanissimo, lo avete visto, ed è anche molto in gamba. Non a caso si raggiungono questi obiettivi, 4 anni consecutivi in Serie D, campionati tranquilli, si è raggiunta la salvezza in maniera veramente tranquilla, senza grossi patemi d'animo, e questo significa che dietro c'è un grosso lavoro di squadra da parte della società e da parte del direttore generale in testa, che ha saputo sondare il mercato, ha saputo portare a Vasto Girardi giocatori giovani ma allo stesso tempo di qualità. Non ci dimentichiamo che da Vasto Girardi sono venuti fuori elementi del tipo, del calibro di Silvio Mercai, che oggi gioca nella Virtus Entella ed è, se non è capocannoniere, sarà secondo, terzo nella classifica marcatori del girone B della Serie C. Cioè Virtus Entella, che è dietro al Cesena e alla Reggiana, stanno lottando lì, ha sfornato Guida, che gioca sempre in Serie C col Taranto. Lo scorso anno c'era un altro centrocampista che ho visto giocare e mi piaceva tantissimo, Mele. Sì. Hanno il capitano Ruggeri, che anche lui è un giocatore di categoria. Insomma, questo significa avere occhio per i giocatori, per i calciatori, e sapere insomma come gestire una squadra, come gestire gli acquisti e come valorizzare, diciamo, un parco giocatori. Quindi di questo gliene va dato atto e merito, certo, ad Antonio e a tutta la società, ovviamente. Certo, ovviamente certo. Il merito è condiviso e diviso con i direttori sportivi che si sono avvicendati nel corso di queste stagioni. Però chi li ha scelti? La società? È sempre lì. Beh sì, però insomma sì, certo. il lavoro e i risultati sono sempre, io dicevo l'altra volta con te, insomma, dal magazziniere al presidente siamo tutte figure che lavorano incessantemente alla causa e che danno sempre il massimo, insomma 24 ore su 24, perché poi se magari senza presunzione, perché è una cosa che non ci appartiene, non mi appartiene, col massimo dell'umiltà, però, È la realtà. Voglio dire, insomma, se nel corso degli anni c'è stato questo processo di crescita così importante per una piccola realtà che Luca insomma conosce benissimo, e quindi vuol dire che si è lavorato bene, vuol dire che si è cresciuti tutti quanti insieme, e vuol dire che insomma qualcosa di buono è stato fatto fino adesso. Certo, Filippo, prima di tornare a Sergio, la proprietà statunitense è vicina a questa squadra, a questa anche dirigenza, no? So che anche Ivano Maselli è in contatto continuo con Matt, con Nicola, e quindi fa sentire anche la sua presenza. Sì, fisicamente, no? Comunque sentiamo. Ad esempio spesso Marino nello spogliatoio, pure dopo la finale di Coppa, abbiamo fatto le videochiamate su FaceTime, poi comunque ci viene a trovare anche un altro della società, Patrick, è venuto queste due partite, il mese scorso era venuto Nicola Cirincione, quindi diciamo che non ci sono fisicamente, ma comunque si fanno sentire, dai. Noi sentiamo che comunque loro ci tengono e credono in questo progetto. Abbiamo parlato del Formia, Filippo, so che sia la società ma anche il mister ci tengono molto ad andare avanti anche in questi quarti di finale di Coppa Italia. Sì, poi lo denota anche il mercato fatto a gennaio, e comunque abbiamo preso tanti giocatori nonostante fossimo primi in classifica, perché la società e il mister voleva lottare su tutti e due gli obiettivi. Comunque se vedi le ultime partite abbiamo girato molto là davanti in tante zone del campo, perché il mister comunque ci utilizza tutti e sa che sia il campionato e la coppa
se non ci sono io c'è un altro e così via, perciò penso che abbiamo la rosa per riuscire a combattere su tutti e due fronti. Come stanno Ciccio Ripa, La Montagna, Fruscella? Stanno recuperando? Fruscella si è fatto male a fine dicembre, poi sembrava fosse riuscito a tornare, soltanto che dopo la partita col Castel di Sangro il rifinitura ha riavuto una ricaduta, quindi adesso piano piano sta svolgendo il lavoro personale, penso che in settimana rientrerà col gruppo. La Montagna purtroppo è da qualche mese che combatte con questo fastidio al tallone, dove che col fatto che magari cambiamo spesso campo, poi noi ci alleniamo sul sintetico, giochiamo sull'erba, eccetera, ogni tanto il dolore gli si acutizza. Ritorna, quindi, esatto. Mentre Ciccio ha fatto un super sforzo per giocare con l'Isernia. Sì, dall'inizio tra l'altro. Dall'inizio, sì, ha fatto un super sforzo perché ha avuto qualcosa all'adduttore, non so bene cosa. E in questi giorni non si era allenato. Come ha detto ieri il mister, l'obiettivo era riuscire a recuperarlo per la prossima domenica. Tu fino ad ora hai segnato 13 gol, ma non vuoi fermarti qui ovviamente. No, dai. Ci sono ancora 9 gare. Ci sono ancora 9 gare più sicuro 2 di Coppa. Quindi l'importante è riuscire ad andare avanti con la squadra su tutti i fronti, vincere il campionato e la Coppa e poi i gol vengono di conseguenza. Allora, facciamo così, altrimenti io mi dimentico, perché già ho fatto confusione prima con Fano, con Sergio, diamo un attimo la parola alla regia per l'ultimo blocco pubblicitario, pochi minuti e poi chiudiamo con l'ultima parte di Molise Sport, linea alla regia. Riprendiamo dopo l'ultima pausa. Allora Sergio Carafa, che dire? Io ho due domande, diciamo, una per Filippo e una per il direttore. Filippo, tu hai 25 anni, giusto? Sei del 98, sì. Quindi sei a metà della tua carriera, ma forse anche molto prima, perché carriera può durare fino a 35 anni tranquillamente, quindi hai ancora 10 anni davanti, però già hai giocato molto, hai già avuto moltissime esperienze. Se non sbaglio hai vinto anche uno scudetto con la Roma, giusto? Sì, primavera, sì, lo scudetto, la Coppa Italia, la Supercoppa. Sì. E quindi diciamo le tue esperienze già le hai avute, sei stato per due volte a Matelica, quindi hai già fatto anche la Lega Pro, Avezzano, Tritium, cioè squadre anche abbastanza importanti, Serie D e Lega Pro. Come, chi ti ha contattato, chi ti ha detto di Campobasso, chi ti ha contattato per venire qui a Campobasso e con che spirito hai accettato? Questa domanda l'ho fatta anche a Vanzano quando è sceso di categoria, oppure a Ripa, come si accetta una squadra? Sai che è un po' cattiva questa domanda, perché noi abbiamo un modo di fare, ma chi ti ha detto di venire qui, Filippo? Una squadra di eccellenza, come si fanno a trovare degli stimoli al di là del fatto che il nome di Campobasso possa attirare? Sì, diciamo che molto ha influito il mister, perché l'ho già avuto a Chieti, quindi lui mi aveva chiamato e mi aveva chiesto una mano. Quindi è partito da lui, dal mister. Penso che ha influito più del 70%, magari se non ci fosse stato il mister sarebbe stato più complicato da accettare. Col fatto che lo conoscevo, in più ci metti la piazza, ci metti che comunque Nicola lo conoscevo, che l'avevo già affrontato sul campo, Albino lo stesso. Sapevo che comunque stavano costruendo la squadra, anche se effettivamente io quando sono arrivato il giovedì, abbiamo giocato il sabato, quindi era un po' un punto interrogativo. Quindi è andato un po' a sensazione, un po' l'allenatore e un po' comunque l'importanza della piazza. Però il tuo obiettivo chiaramente non è solo di fare questo campionato d'eccellenza, è di vedere anche oltre, perché tu scendi dalla Serie D, dalla Lega Pro, chiaramente vuoi andare avanti. Penso che noi l'obiettivo che ci siamo posti quando siamo venuti qua sia quello di fare una bella stagione, riuscire a vincere tutte le partite, nel caso mio vincere, aiutare la squadra a segnare e provare a giocarsi una riconferma pure per il prossimo anno. Invece al direttore volevo chiedere,
Al di là della bellezza di Vasto Girardi, un bellissimo posto, io amo l'Alto Molise, ma credo che tutti lo amino. E quindi per noi andare a Vasto Girardi è bellissimo, fare una scampagnata, una bella mangiata a tavola, sono posti meravigliosi. Però un giocatore, un atleta, magari anche di 20 anni, un giovane, come fa? Come lo si convince ad accettare Vasto Girardi, a trasferirsi in un paese di 700 abitanti, tra le montagne, al di là che sono bellissime, che sono bellissimi i posti. Però per un atleta forse c'è una difficoltà in più. Qual è il segreto? Ti rispondo io, Sergio. Dicono, ma che aria tira lì? Pulita. L'aria è pulita, scusami. Beh, sicuramente noi cerchiamo, come dicevo, insomma, con un lavoro d'equipe dove sicuramente la figura principale la ricopre il direttore sportivo. Sicuramente noi cerchiamo profili che magari possano essere più predisposti di altri a calarsi in quella che è la nostra realtà. Quindi diciamo che anche a monte c'è un lavoro di scelta, tra virgolette, di profili che possono calarsi in questa nostra realtà. Ovviamente poi il progetto sicuramente ha anche il suo peso, e poi soprattutto, come diceva Luca, insomma, la tranquillità della piazza, dove laddove insomma ci sono tutte le condizioni per lavorare bene e per fare bene. Abbiamo fatto qualche nome, insomma, di calciatori che si sono rilanciati oppure hanno spiccato il volo, tra virgolette, insomma, mi viene in mente Guida, mi viene in mente Mercai, che è venuto da noi proprio per rilanciarsi. E in una piazza dove non ci sono pressioni, credo che se il calciatore è mentalizzato e ha questo obiettivo, sicuramente è una piazza che fa, insomma, al caso della situazione. Poi ovviamente non bisogna rilassarsi troppo, perché poi insomma, non, il fatto che non ci sono pressioni poi non lascia il tempo che trova, perché poi le pressioni ci sono adesso, da parte adesso nostra. Credo, adesso le pressioni cominciano ad aumentare, mancano 11 partite alla fine del campionato, quindi la zona è calda e quindi diciamo che poi vengono da sé, insomma, però questo se proprio vogliamo parlare di segreti, insomma, questo è proprio il nostro modo di operare, modo di fare, insomma. Diciamo che i direttori devono essere anche un po' psicologi nello scovare soprattutto, dei profili, sì, adatti. Perché ovviamente, insomma, l'appeal che può avere Vasto Girardi è diverso da quello che può avere una realtà come San Benedetto, Campobasso. Era questo il senso della domanda. Sì, però Luca, non so se sei d'accordo, no? Se dovesse continuare questa continuità nell'interregionale, io credo, Filippo, non so se sei d'accordo anche tu, che quando un calciatore deve approdare in una piazza, se loro sono già 4 anni che sono in Serie D, no? Ed è un piccolo paese, è un quartiere, no, è un palazzo di Roma praticamente, noi, sì, noi siamo un quartiere di Roma, il Molise, Vasto Girardi è un palazzo di Roma, palazzo. Allora, se un calciatore dice, però sono tanti anni che è in Serie D, capito? Quindi c'è questa continuità, è una realtà consolidata dell'interregionale e accetta più facilmente, o no? No, certo, soprattutto non so se hai capito il senso. Sì, sì, no, soprattutto uno prima di prendere una scelta e spostarsi a casa valuta tante cose, quindi come ha detto il direttore, ad esempio, magari c'è chi si vuole rilanciare, chi magari ha bisogno, esatto, di un anno dove vuole stare più tranquillo, che magari lì pensa più al calcio proprio al 100%, Sicuramente, come abbiamo detto prima, influisce. Ad esempio, a me la prima cosa che cerco, al di là del nome della società eccetera, è la stabilità sia economica che fisica, che tutto di una società, certo. Quindi come dici tu, sapendo che chiunque è stato ad esempio a Vasto Girardi mi hanno sempre parlato bene a livello di serietà, di piazza, al di là. E li conosce qualcuno che è stato? Sì, pure di giocatori, non direttamente ma indirettamente. Però la voce è quella che sì, gira, la voce, no? Che gira, che comunque è come quando era andato la prima volta a Matelica, che comunque era un paesino sperduto nelle Marche di 6.000 abitanti, era che comunque le cose venivano svolte per bene, era tutto serio,
c'è la professionalità e tutto, ed è quello che poi ho trovato, perciò quello ha influito al di là del nome della società o della piazza. Certo, Luca, sì, si riallaccia il discorso. Una squadra è tanti anni che è in Serie D, vuol dire che c'è anche... Assolutamente, e mi riallaccio a quello che dicevo prima, cioè alla professionalità di tutto lo staff, di tutta la società, in tutte le sue componenti, veramente dal magazziniere fino al vertice. E parlando con chi ha frequentato il Vasto Girardi in questi anni, quindi proprio da tesserato, viene fuori, in un'altra trasmissione c'era ospite Farina, l'ex allenatore del Vasto Girardi ma anche del Campobasso, col quale poi ci siamo intrattenuti a parlare. Sì, lo ricordo. E lui parlava davvero con tanto entusiasmo di quell'esperienza, al di là del fatto che è stato il primo allenatore che storicamente ha fatto vincere il campionato. Ed era sincero. Ed era sincero perché... Perché è rimasto quel rapporto, quel legame con una società sana che ti resta nel cuore, ti resta a vita per sempre. Poi questi sono i valori veri che poi deve trasmettere una società e lo sport. Se riesce a trasmetterli significa che ha fatto centro. Ricordiamoci anche che il Vasto Girardi ha avviato anche il progetto sui giovani. Ha una squadra di under 19, giusto, che milita nel campionato... Juniores, tra l'altro ben comportandosi, e altro elemento da sottolineare è che un calciatore del Vasto Girardi, Luca Canale, sì, è stato anche convocato nella rappresentativa della Lega Nazionale Dilettanti. Quindi questi sono tutti i punti a favore di una società che indubbiamente sta lavorando bene. Sicuramente poi da noi, io dico sempre, insomma, che l'aspetto umano conta tantissimo, conta molto, quindi chiunque è passato, insomma, da noi, credo che al di là di quelle che possono essere problematiche che hanno più o meno un po' tutte le società, insomma, al di là di questo credo che abbia un buon ricordo di noi, soprattutto come persone, come sul livello, sul piano umano, credo che, insomma, bisogna essere anche molto molto decisi sotto questo aspetto, quindi andiamo avanti così su questa vista linea l'altitudine guida. Antonio, lo prenderesti un calciatore tipo la Montagna? Vabbè, possiamo chiudere qui. Da dentro mi ammazzano. Sergio, cosa rischia ora il Campobasso secondo te? Rischia, come si parlava prima con Filippo a microfoni spenti, soltanto un calo di concentrazione, che credo non arriverà, perché questa squadra è stata costruita per fare questo, quindi credo ci siano le capacità per andare avanti mantenendosi concentrati e non festeggiando prima del dovuto. Io attendo la partita, il doppio confronto con l'Alto Casertano, secondo me quello sarà decisivo, perché a seconda l'Isernia rischia anche lì, perché se l'Alto Casertano dovesse vincere con l'Isernia, i punti poi diventerebbero tra di loro, diventerebbero due, quindi poi rischierebbe anche il secondo posto, quindi quella è una partita adesso che probabilmente è molto più importante delle altre, anche per l'Isernia, è vero, per inseguire il Campobasso, ma anche per non perdere la posizione che ha acquisito fino a questo momento. Quindi le prossime partite, a cominciare dalla prossima che è con l'Ururi, io mi attendo di vedere quantomeno una squadra forse un pochino stanca, probabilmente, e qualche infortunio di troppo potrebbe mettere in difficoltà il mister. È vero che la rosa è ampia, però abbiamo parlato poco prima di La Montagna, che è infortunato, Fruscella è infortunato, Ripa ha forzato i tempi e la sua generosità l'ha portato a dare il massimo e quindi ancora è in condizioni non ottimali, e poi abbiamo forse Sabatino squalificato, sì, quindi qualche problemino di formazione. Sì, nonostante la rosa ampia, nonostante la rosa ampia, vuol dire che Filippo dovrà fare doppietta domenica e chiudere. Attenzione che io ci prendo ultimamente. Ci prendi tu e Franco De Santis di Primo Piano Molise, che saluto, domani in edicola, non perdete il nostro giornale ovviamente. Allora abbiamo ancora
pochissimi minuti, prima di fare un giro conclusivo, Filippo, quello che si può dire naturalmente, cosa vi siete detti negli spogliatoi dopo la gara con l'Isernia e ieri dopo la vittoria a San Giovanni Teatino contro il San Buceto? Sì, allora riallacciando a quello che ha detto lui, conoscendo il mister, cali di tensione non ce ne saranno. Non ci possiamo permettere, se per il nostro bene, quindi è un mister, diciamo, è abbastanza caloroso, quindi negli spogliatoi, e questo comunque ci aiuta, diciamo, a mantenere sempre l'attenzione alta, quindi certo. Su quello sembra una frase fatta, però purtroppo finché la matematica non ci dice che abbiamo vinto, anche noi nella nostra testa, sicuramente, sapendo, come abbiamo detto prima, del campionato, era un mese che comunque nella testa aspettavamo questa partita e quindi ci ha tolto, tra virgolette, un peso. Sì. Perché comunque fare 7 mesi primi, poi magari perdi la partita e ti ritrovi a meno uno dopo 7 mesi, mentalmente sarebbe stata una bella botta. Quindi noi ci siamo detti che quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, che era vincere tutti e due gli scontri diretti, siamo a più 5, dobbiamo mantenere questo distacco e arrivare alla partita dell'Alto Casertano, che sarà molto molto importante perché loro giocano prima di noi. E poi niente, poi abbiamo la Coppa e poi c'è la sosta, quindi abbiamo queste 3 partite per spingere, e poi abbiamo l'11 marzo che c'è la sosta. La Coppa arriva l'8 marzo e poi il 22 il ritorno. Col Formia è un'ottima opportunità per andare avanti, poi ci saranno le semifinali, se non sbaglio. Sì. Poi sì, ci saranno le semifinali, siamo lì, le partite sì. Non sono moltissime, perché se dovessimo passare lo scoglio Formia, che come detto prima è vero che il campionato laziale magari può essere più di alto livello, però il Formia mi pare che è dodicesimo, e quindi insomma il Campobasso penso abbia tutte le carte in regola per giocarsela alla pari con il Formia. Il 22 marzo c'è la partita di ritorno, e tra l'altro esatto, vantaggio. No, ma tra l'altro, così come febbraio è stato un mese caldo, sì, lo sarà a questo punto anche marzo, perché poi ci sarà il 19 Aurora Alto Casertano contro l'Isernia, il 22 voi giocherete ritorno col Formia, e poi il 25, quindi dopo 3 giorni si ripete un po' la situazione, sì, di adesso, dovete ospitare il Casertano, quindi sarà, io penso che il 25 marzo in casa. Sì, no, sì, allora Alto Casertano e il Campobasso ce l'ha in casa, mentre l'Isernia deve andare lì. Io penso che tra il 19 e il 25 marzo avremo la parola. Come dice Luca, sarà un altro periodo intenso. Sì. Però vedi Luca, prima di chiudere con Antonio, lasciamo la sì, chiusura a lui, anche per l'ospitalità, e grazie per essere venuto qui a Campobasso. Quello che diceva Filippo denota anche una maturità. Sì. Sua, personale, tu sei già venuto in questo studio all'inizio del campionato, no? E però anche da parte del mister, dei ragazzi che hanno esultato con moderazione, consapevoli del fatto che non è ancora vinto nulla, no, e che il cammino è lungo, no? Quindi siete cresciuti, è un bel gruppo, siete affiatati, non c'è rivalità tra di voi, no? No, siete, dai, un bel gruppo. Sì, sì, siamo un bel gruppo. Poi devo dire che comunque bene o male abbiamo giocato tutti. Magari sembrano le cose dette. E avete segnato in tanti, come esatto, ha ricordato Luca l'altra volta. Sì, là davanti 19 giocatori del Campobasso hanno segnato, sono andati in gol. Sì, sono andati in gol tutti. Sì. E manca il portiere. Manca il portiere di parte del gol. Per fortuna non ci è servito che veniva a saltare al 90esimo, quindi sì, non ci ha avuto. Occasione. Permetti, stai già che sorridendo, Luca, che devi dire? No, visto che insomma questa trasmissione poi è seguita da tantissimi tifosi dello sport in genere, ma nel caso specifico anche del Campobasso, ti volevo fare una domanda. Quanto per voi è importante, quanto percepite la presenza dei tifosi, pensavo, del pubblico? Pensavo quanto percepite. No, percepite la presenza del pubblico e dei tifosi del Campobasso durante le partite, sia in casa ma poi soprattutto fuori casa, perché tifosi del Campobasso insomma vi seguono ovunque e da sempre. Mi riallaccio prima che tu possa rispondere. Nicola e Matt un po' si stanno lamentando del fatto che c'è poco pubblico durante le gare casalinghe, no? Io però ho detto dalla D cambierà tutto a livello di spettatori del Romagnoli, ecco. Sì, c'è da dire che comunque
A voi farebbe piacere avere più spettatori, più, chiaro. Esatto, più tifosi hai e più comunque ti dà lo stimolo in più, come ci abbiamo avuto, penso, la giornata dove ci sono stati più tifosi, è stata l'andata con l'Isernia. Esatto, sì. Pure noi comunque siamo consapevoli del fatto che è stata un'estate tormentata e molti tifosi hanno avuto problemi con gli abbonamenti già fatti, cose, quindi esatto, li allontani dallo stadio. Noi piano piano siamo stati bravi a vincere sempre, riavvicinarli, e comunque di sicuro fa piacere che in finale di Coppa Italia hanno esaurito tutti e 400 italiani, domenica Isernia l'hanno esaurito 250, pure comunque a San Buceto che sono due ore e passa di macchina, c'erano una cinquantina di questo tifosi. Questo volevo dire, anche in trasferta, anche se pochi, sono sempre presenti. Esatto, io, cioè, non è facile trovare altre squadre dove comunque quei 50-100 tifosi li trovi ovunque. Certo, io chiuderei con Antonio Crudele, che ringrazio di nuovo. Antonio, prima di lasciare una considerazione sul Vasto Gilardi e sulla prossima gara, pensavo una cosa, approfitto della tua esperienza calcistica, no? E anche di questo settore, insomma, sportivo. Si è detto Campobasso molto fortunato con l'Aurora, finale di Coppa, con l'Isernia e ieri a San Giovanni Teatino nel ritorno col San Buceto. Traverse, pali, insomma, di tutto di più, e poi alla fine è arrivata la vittoria e la conquista della Coppa nel caso di Venafro. Sai cosa ho pensato? Ho pensato a una sorta di compensazione della dea bendata nei confronti dei tifosi e della piazza, perché dopo aver raggiunto la terza serie nazionale dopo 32 anni, nell'arco di pochi mesi si sono ritrovati a patire d'estate per i troppi ricorsi, ad avere sottoscritto gli abbonamenti che non sono stati restituiti e c'è qualcuno che ha alzato la mano, uno a caso, Sergio Carafa, e Antonio anche a tornare, tra virgolette, dalle stelle alle stalle, senza ovviamente voler denigrare l'eccellenza, ma sai, passare dalla C, passare dallo stadio di Bari a quello di Gamba Tesa non è la stessa cosa. Quindi hai capito cosa mi è venuto in mente? Sì. Cerco di interpretare anche i pensieri dei tifosi che in questo momento ci stanno seguendo. Sicuramente questa è una situazione che tutti i molisani, almeno io, ho vissuto, insomma, con grande angoscia e con grande tristezza, perché come dicevi tu, nel giro di qualche mese perdere una categoria come la C per poi ritrovarsi in eccellenza, poi in un modo pazzesco, dove io non conoscendo le dinamiche, insomma, non mi permetto di dire assolutamente nulla, però insomma è stata un'atrocità sportiva terribile, che insomma, lascia il segno. Sì, quindi è anche logico che la gente ora è un po' così. Io infatti quando vedo i tifosi al seguito del Campobasso, non dico che mi viene la pelle d'oca, però insomma è dura e insomma, li comprendi. Sì, sicuramente sì, e quindi questo significa ancora di più amare la propria squadra, amare la propria terra, i propri colori e passione infinita, la passione che ci mettiamo noi un po' tutti quelli che fanno calcio, insomma, dalla mattina, come si suol dire, alla sera. Poi il tifoso, il calcio, insomma, senza il tifoso è niente. Quindi mi rendo conto che per i tifosi del Campobasso sia stata durissima, insomma, questa da digerire. Non credo che sia insomma tutto passato, perché non è ancora smaltita la delusione. Sicuramente, però c'è la forza di andare avanti, la forza che ti dà solo la passione di andare avanti e di continuare a sostenere la propria squadra indipendentemente dalla categoria. Questo fa onore ai tifosi del Campobasso e insomma vi auguro a Campobasso, non me ne vogliano, insomma, io vorrei il bene di tutti, però spero che ognuno torni nella categoria di competenza. Insomma. Vogliamo più squadre del Molise, sì, in Serie D, dai, vogliamo più squadre. Questo è il, proprio per chiudere con te, Antonio, ora vogliamo più squadre in Serie D, ma dal Vasto Gilardi vogliamo continuità. Sì, dal Vasto Gilardi vogliamo continuità, vogliamo
Insomma, come dicevo, centrare l'obiettivo il prima possibile. Il nostro obiettivo dichiarato è quello della salvezza. Quindi... Avete 30 punti, no? Sì, con la vittoria di ieri avete raggiunto quota 30. Qual è la quota salvezza? Ma visto quello che è successo l'anno scorso, insomma, non mi sbilancerei, però... Più o meno. Io non guardo mai la classifica, so che abbiamo 30 punti per vie traverse, sono venuto a sapere, quindi non guardo mai la classifica perché per me la partita più importante è sempre la prossima da giocare, quindi bisogna fare più punti possibili, bisogna già da domenica insomma andare a giocare contro il Roma City col coltello tra i denti, metaforicamente parlando. Insomma, no? Però hai ragione, dopo quello che è successo l'anno scorso, con il punteggio e con la classifica, sì, beh, è difficile fare previsioni. Sì, quindi siamo lì, c'è un gruppone, insomma, a pochi punti, tutto può ancora succedere, quindi... I giochi sono aperti. I giochi sono aperti e la classifica io la guardo come ogni anno a maggio, quindi da adesso, mancando meno partite, insomma... Bisogna dare, se il 101% non basta, bisogna dare il 110%, tutti, direttore, magazziniere, staff, come stanno facendo fino adesso, perché noi abbiamo la fortuna di avere uno staff giovane, ma professionalmente di altissimo livello. Certo. Si cura il dettaglio, si cura il particolare, quindi piena fiducia nel loro lavoro, piena fiducia nel lavoro dei ragazzi. Spero insomma di riuscire a, magari la prossima volta a venire qui per festeggiare qualcosa, festeggiare la salvezza. E allora io ringrazio Antonio Crudele, direttore generale del Vasto Giadi. Grazie Antonio. Grazie a te. Buon lavoro, in bocca al lupo per la gara esterna. Sì. Grazie a Luca Marracino. Grazie a te Franco, grazie ai telespettatori. Grazie Luca, grazie a Sergio Carafa, grazie a te, Sergio. E grazie a Filippo Franchi, grazie Filippo, grazie bocca al lupo per la gara contro l'Aurora Ururi domenica, e spero che riusciate a proseguire anche in Coppa, dai, perché ci tiene anche la società e quindi sarebbe bello proseguire questo cammino anche nella fase nazionale della Coppa. Grazie a voi che ci avete seguito, grazie ai nostri tecnici, noi ci vediamo giovedì prossimo, buon proseguimento.